Come prevenire il glaucoma in modo naturale. Come prevenire il glaucoma in modo naturale. Nonostante l'alimentazione sia molto importante per prevenire la comparsa del glaucoma, anche una corretta igiene visiva è fondamentale. Se lavorate molto davanti al computer, cercate di programmare delle pause per far riposare la vista. Anche conosciuto come pressione oculare, il glaucoma è causato da una serie di carenze all'occhio. Ciò porta ad una lesione nel nervo che può causare anche cecità. In questo articolo ci occuperemo di capire come evitare il glaucoma in modo naturale. Cose da sapere sul glaucoma. La pressione oculare, come viene generalmente chiamata, si verifica a causa di problemi con il drenaggio del liquido oculare. Esso si incarica di mantenere gli occhi sani ed idratati. In condizioni normali, il liquido oculare viene svuotato attraverso uno scarico posto nella parte frontale dell'occhio. Nelle persone con un glaucoma, questo liquido rimane bloccato e non può uscire, accumulandosi, genera pressione nella parte posteriore dell'occhio. Le persone che non intervengono in tempo per risolvere il problema, soffrono di cecità. La tensione in questa zona distrugge le cellule nervose e, dunque, genera la perdita della vista. Esistono vari tipi di glaucoma, a seconda dell'origine e della loro evoluzione. I principali sono: ad angolo aperto il liquido che fluisce dalla pupilla verso la camera anteriore dell'occhio trova il passaggio ostacolato, cosa che genera un aumento della tensione intraoculare e la possibile lesione del nervo ottico. Ad angolo chiuso il passaggio che si chiude è quello posto tra la cornea e l'iride. Ciò causa un brusco aumento della tensione e bisogna intervenire urgentemente per evitare una lesione ancora più grave del nervo ottico. Visitate questo articolo. Consigli per occhi più sani. Quali sono i sintomi del glaucoma? Durante la prima tappa della malattia, di solito non ci sono segni che possono dimostrare la presenza del problema. Nel caso in cui si verifichino sintomi, i più comuni sono: perdita della vista e difetti nel campo visivo. Punti ciechi nella visione laterale o periferica. Luci o scintille nella vista. Fastidio o bruciore agli occhi. Cefalea. Visione di aureole simili ad un arcobaleno. Quali sono le cause del glaucoma? La tensione oculare può essere provocata da diversi motivi. Tra loro, un'alimentazione carente, cause emotive o mentali, l'età, l'origine etnica, origini africane in particolare, antecedenti familiari, diabete, ipertensione, miopia, pressione alta negli occhi. Cibi che prevengono il glaucoma. I medici indicano che un cambiamento nella dieta e nelle abitudini giornaliere può migliorare abbastanza il quadro della situazione. Esiste una lista di alimenti che possono essere assunti per evitare di soffrire di pressione oculare. Includete nella vostra dieta frutta e verdure ricche di vitamina C, cereali integrali, semi, frutta secca, spinaci, cavolo, riccio, bacche, pomodori, cetrioli, peperoni, cavoli, broccoli, cavolfiore, tuorli d'uovo, olio di germe di grano, carne rossa, tè verde, frutti di mare, fegato, latte, pompelmo, albicocche, mais, formaggi, soia, arachidi, ostriche, olive verdi, zucchine. Cibi che potrebbero favorire il glaucoma. Cercate di mantenere una dieta e uno stile di vita che escludano caffeina, bevande zuccherate, birra, fumo, farine bianche, dolci, fritture, pasticceria, cibi da fast food. Sane abitudini per evitare il glaucoma. Oltre ad avere una dieta adeguata, che vi permetterà di migliorare la vostra salute generale, per prevenire la pressione oculare, sarebbe importante praticare esercizio regolarmente, almeno 30 minuti al giorno. Portare sempre gli occhiali da sole. Ridurre i livelli di stress. Fare yoga, meditazione, respirazione profonda.
andare dall'oftalmologo una volta all'anno per una visita di controllo. Moderare il consumo di alcol. Non abusare di farmaci. Limitare il consumo di caffeina. Ridurre gli alimenti ricchi di zuccheri. Guida naturale per prevenire e curare il glaucoma. Una buona dieta deve essere ricca di vegetali freschi, vitamine A e C e antiossidanti. Sarebbe importante realizzare di tanto in tanto una dieta depurativa per eliminare le tossine e le sostanze che impediscono il buon funzionamento degli organi, inclusi gli occhi. I frutti con proprietà depurative per eccellenza sono: uva, arancia, papaya, ananas, fragole, more nel caso delle verdure, carote, spinaci, finocchio. Integrate la vostra dieta con clorofilla liquida, alga, spirulina, alfalfa e qualsiasi tipo di germoglio. Realizzare terapie alternative. La riflessologia, l'agopuntura o le terapie energetiche vi possono aiutare a far rilassare gli occhi e a ridurre la pressione. Riposare è molto importante, non solo dormire la quantità di ore adeguate al giorno, tra 6 e 8, ma anche far riposare la vista durante la giornata, soprattutto se si lavora davanti al computer. Staccate gli occhi dallo schermo per qualche minuto ogni ora. Potete chiudere gli occhi oppure guardare dalla finestra. Una tecnica particolarmente efficace è quella di osservare un paesaggio che vi piace. Una spiaggia, la campagna, eccetera. Molti studi indicano che rilassa gli occhi e permette che l'energia circoli meglio. Esercitare gli occhi così come i nostri muscoli hanno bisogno di allenamento, anche la vista richiede le sue attenzioni. Oltre a limitare il tempo in cui rimaniamo di fronte allo schermo e a ridurne la luminosità, dobbiamo cercare di muoverli in tutte le direzioni. Aprite e chiudete gli occhi, guardate verso destra e poi verso sinistra, fateli girare in senso orario e in senso antiorario. Tutto ciò aiuterà a drenare i liquidi e le tossine. Una buona idea è quella di stendere un braccio davanti al vostro corpo, alzando il dito indice verso l'alto. Muovete il braccio in diverse direzioni seguendolo con gli occhi. La testa dovrà rimanere sempre ferma. Controllare la pressione arteriosa. Nonostante il glaucoma sia indipendente dall'ipertensione arteriosa, in un certo senso sono relazionati. È bene misurarsi la pressione una volta alla settimana o tutte le volte che il medico lo ritenga opportuno. In questo modo potrete individuare in tempo qualsiasi anomalia e trattare e prevenire questa malattia che può avere effetti molto gravi sulla nostra qualità di vita.